con una parola prima di iniziare. Ecco, questo momento per noi forte. Siamo in comunicazione con 50 persone, nostri amici, che in questi due mesi ci siamo preparati per la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Sei incontri, eh? E qui qualcuno è già qui presente. Diciamo una parola, vorrei dire, c'è uno stupore interiore che prende, c'è un ringraziamento grande a Maria che ci ha fatto fare questo cammino in lei. Vi ricordate il primo incontro? L'invito che ci ha fatto questa mamma: entra in me, entra in me. Siamo entrati. Che cosa ci siamo accorti in tutto questo percorso? Incontri, belli incontri anche. Ci siamo accorti che questa mamma ha continuato a parlarci di Gesù, a mostrarci Gesù, e ci ha fatto fare un percorso stupendo. In lei, ogni volta che ci incontravamo, c'era l'invito: entra in me. E questa sera, mentre pregavo anche oggi, ho detto: che meraviglia, ci troviamo all'altare. E ricordate l'ultimo incontro? La mamma arriva all'altare e cosa dice? Io più di questo sulla terra non posso mostrarvi. È il massimo che noi possiamo raggiungere. E poi alla fine provate a riportare tutto il percorso di sei incontri sull'altare e vedete se tutta questa realtà che io vi ho mostrato si trova sull'altare. Che cosa ci aveva mostrato Maria? Ci aveva mostrato il mistero dell'amore trinitario che progetta, che pensa e sogna sull'umanità. Questo rimandarci proprio alla Trinità, all'amore trinitario, ed è stato uno stupore, il progetto di Dio, Trinità amore, che pensa a mandare il Figlio sulla terra per recuperare la sposa, l'umanità, che siamo noi battezzati, l'umanità. E c'è stato tutto un incontro in cui Maria che cosa ci ha detto? Ci ha mostrato che Gesù è l'unico sacerdote, che Gesù è l'unico offerto, l'unica vittima. Poi ci ha portato all'altare, quando siamo arrivati lì, si è innalzata sull'altare la Chiesa, la sposa di Cristo. Questa è un'Eucaristia che fa la Chiesa. E mentre noi, finito, ha detto: ma riporta tutto l'incontro sull'altare. Tutto. Abbiamo trovato che l'altare è il luogo proprio dell'amore trinitario. Qui avviene, qui abita l'unico sacerdote. Parla adesso di tutti noi battezzati, abbiamo il prolungamento, ecco, di questo sacerdote. Siamo. E c'è la vittima, c'è tutto il mistero trinitario. C'è che cosa? Questo offertorio perenne che si eleva. E Maria che cosa ci ha fatto capire su quell'altare? Che lei è la donna eucaristica. Cristo ci chiama tutti a diventare eucaristia, a diventare comunione, popolo unito, popolo famiglia, chiesa famiglia, in cui scorre questo amore, in cui scorre e che cosa, perché ho fatto questa sintesi, perché è l'incontro, diciamo, che ci porta alla consacrazione. Se Maria ci ha detto entra in me e siamo entrati, oggi questa sera ci dirà il termine dopo le nostre consacrazioni: tu mi appartieni, e ci chiamerà per nome: tu mi appartieni. Allora concludo: altare e
sono la stessa cosa, perché nel grembo della mamma si trova tutto questo mistero del figlio. E lo stupore nostro è stato questo: Maria non sa che mostrare Gesù, parlare di Gesù, farci Gesù. Che cosa vuol dopo la prima della benedizione? Ecco, il sacerdote benedirà. Qui a Vercari abbiamo preparato il libro, i libri della consacrazione del conforto, che saranno benedetti. Perché? Perché il nostro percorso è stato anche segnato proprio da questo cammino del conforto, dove parla proprio di questa consacrazione di Maria come appartenenza alla madre, come schiarito d'amore. E che cosa dice a un certo punto? Che Maria si sta preparando, questi apostoli dell'amore, come? Avranno la croce intrisa di sangue sulla spalla, cioè saranno anime che vivono attingendo al sangue di Gesù la rigenerazione. E poi avranno sulla mano destra il crocifisso e sulla sinistra la corona del rosario. Oggi per noi che ci consacriamo a lei, riceviamo la consegna della corona. Non possiamo più lasciarla, perché il rosario parla di Gesù, ripercorre la storia di Gesù, la parola, il Vangelo. Allora, ogni famiglia, qui sono 50 persone che ci stanno ascoltando, che sono in diretta, e che da casa, a un certo punto, ecco, faranno la loro consacrazione a questa mamma. Allora, che cosa diciamo noi? Grazie a Maria, perché questa sera ci attiverà questa corona e questo libro. Queste corone, diciamo anche, sono state fatte qui al Cenacolo, proprio costruite con le lacrime di Giove, che sono dei semini da una pianta. Hanno tutto il loro significato. Nella crociera c'è la mamma immacolata. E poi nel crocifisso abbiamo scelto un crocifisso con Maria e un calice che attinge, ecco, il sangue al calice di Gesù. Manifestando la nostra sincera conversione.
Signore, che nascendo dalla Vergine Maria hai dato inizio alla nuova umanità, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che per mezzo di Maria hai portato a compimento l'antica promessa, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che assumendo un corpo nel seno della Vergine Maria hai rivelato al mondo il volto misericordioso del Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò l'inimicizia tra te e la donna, la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il carcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla seconda lettera di San Paolo, apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Allora,
Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Siamo sempre nel tempo di avvento e nel nostro cammino di avvento la Chiesa ci fa celebrare questa festa di oggi, la festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Siamo in cammino noi, qualcuno qui e anche alcune famiglie, alcune persone che stanno seguendoci, pregando con noi da casa, hanno fatto un cammino e siamo così giunti oggi, ecco, diciamo così, non a termine, ma a una tappa di questo cammino. Dicevo, celebriamo questa bellissima festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Tutti noi, dentro la Chiesa, con la Chiesa e con la Chiesa, siamo chiamati a volgere il nostro sguardo verso la bellezza della Madre di Gesù, che è nostra Madre, con gioia. Allora, assieme alla Chiesa, contempliamo lei, Maria, la piena di grazia, dice la Sacra Scrittura. Sì, piena di grazia, perché Dio l'ha guardata fin dall'inizio della sua vita e l'ha vista bella, l'ha vista bella, per questo è piena di grazia. La Madonna ci insegna che cosa in questo tempo particolare, ma tutto il tempo della nostra vita terrena. Ci insegna a condurre una vita di attesa, di avvento. Il Signore ci visiterà, certo, tutto il giorno, tutti insieme in quel giorno della festa del Natale, ma il Signore visita ognuno di noi ogni giorno, in ogni momento della nostra vita e nel nostro cuore. Il Vangelo di Luca, che adesso abbiamo ascoltato insieme, ci presenta Maria, una ragazza, una fanciulla di Nazareth, piccola città di Galilea, un paesino, eppure su di lei che il Signore volge il suo sguardo. In quella ragazza, su di lei, abbiamo detto, si è posato lo sguardo di Dio che l'ha prescelta per essere la madre del suo figlio. Qui volevo dirlo per me, ma per tutti noi. Maria è bella, è importante, è madre nostra, è modello del tutto particolare per ciascuno di noi, ma noi possiamo capire questo soltanto alla luce del mistero di Gesù Cristo. Meglio, dicevamo, Maria è stata prescelta e per diventare la madre del Figlio di Dio. Ed in vista di questa maternità di Maria, lei è stata, e la Chiesa ce lo dice oggi e non soltanto oggi, immacolata, cioè senza colpa, senza quella macchia di peccato originale. L'Immacolata Concezione di Maria
non vuol dire che Maria è vergine, vuol dire invece che la Madonna è stata prescelta da Dio, preservata da Dio da ogni parte di peccato originale. Non ha quella frattura con Dio, non ha quella frattura, avuto quella frattura con gli altri, nemmeno con il creato. Il peccato ferisce ogni essere umano, ferisce ciascuno di noi, e Dio, proprio perché lei doveva diventare la madre del suo figlio, ha preservato Maria in tutto questo. È un disegno di Dio, è tutto frutto dell'amore di Dio, che vuole salvare te, vuole salvare me, vuole salvare il mondo, vuole salvare tutti noi. Ecco, questa è la chiave con la quale possiamo, ecco, accedere anche a questo grande mistero che celebriamo oggi. In tutto questo Maria cosa ha fatto? Cari fratelli e cari sorelle, non si è mai allontanata dall'amore di Dio. Tutta la sua vita, tutto il suo essere è un sì a questo amore immenso di Dio, un sì a Dio, sempre. Possiamo chiederci, ma come qualcuno a volte dice, ma lei era una donna, è stata facile per lei? No, non era affatto così semplice, facile, anzi, noi abbiamo sentito nella lettura del Vangelo di oggi, quando l'angelo la chiama piena di grazia, lei, dice sempre dal Vangelo di oggi, rimane molto turbata. Perché rimane turbata? Perché è umile. Perché è umile. È umile. Perché si sente un nulla davanti a Dio. Per questo rimane turbata. Ma l'angelo conforta Maria. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Questo annuncio sconvolge la vita di questa fanciulla. E l'angelo aggiunge però poi dopo, lo Spirito Santo scenderà su di te, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. E lei cosa fa? Ascolta Maria, l'angelo. E sapete, sappiamo tutti quanti, quando sentiamo questa parola ascolto, per noi cristiani, per la tradizione biblica, vuol dire anche obbedienza. Ascolta in silenzio, obbedisce nel proprio cuore e risponde, cioè si impegna, dà la sua vita, poi dopo e dice, ecco, servo del Signore, avvenga per me come hai detto. È molto bello questo, ha un insegnamento per me, per te e per tutti noi. Questo mistero di Maria che oggi celebriamo coinvolge la nostra vita. Non siamo estranei a tutto questo, ci riguarda, non soltanto perché Gesù è venuto a salvarci, ma per altri motivi, altre ragioni. Dio, cari fratelli e cari sorelle, come a Maria, ma certo in modo diverso, in modo personale, posa il suo sguardo d'amore su ciascuno di noi, su ogni uomo e su ogni donna. Lo sguardo d'amore di Dio è su tutti. E Paolo, l'abbiamo sentito oggi, dice così: egli ci ha scelti per essere santi e immacolati. Allora ciascuno di noi, cari amici e
chiede di vivere una vita cristiana intimistica, ti chiede di ascoltare Gesù, di mettere in pratica il Vangelo di Gesù, di dare la tua vita per il regno di Dio, dovunque tu sei, dovunque tu sarai. Dio ti ama, ha posato il suo sguardo d'amore su di te, e ogni volta che tu ti accosti ai sacramenti, ricordatelo, è l'amore di Dio che tu ricevi in quel momento. In questa festa ho finito, contempliamo Maria tutta bella. Noi, guardando a lei, siamo chiamati anche, cari amici, a contemplare il senso ultimo della nostra vita. Siamo chiamati a guardare in alto, a guardare e a pensare al nostro destino, ma non qualsiasi destino, ma quel destino più vero. Noi siamo chiamati, guardando Maria, a pensare alla nostra vocazione, alla tua. Pensa alla tua chiamata e vivila, di anche te di sì alla chiamata di Dio. Pensa alla tua, contemplando Maria. Guardando a lei, lasciamoci guardare anche noi in lei, perché è la nostra mamma. Per fare che cosa? Per imparare ad essere più umili, più umili, più umili, cari fratelli e cari sorelle, e per imparare anche ad avere il coraggio, e qui viene chiamata in causa la nostra volontà, per seguire la parola di Dio. Amici, va benissimo 100 milioni di Ave Maria, ma la Madonna ti chiede l'umiltà, ti chiede di avere il coraggio di seguire la parola di Dio, di dare la tua vita a Dio. Perché facendo così ricevi anche te l'abbraccio tenero di Gesù, suo figlio, e quell'abbraccio che ti dà la vita vera, ti dà pace e ti dà gioia profonda. Allora ci accompagni bene, perché nel nostro cammino, oggi, domani, come insieme a loro, possiamo anche noi, seguendo Maria, fare ciascuno dire il suo sì a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, e avvenga per me come hai detto. Salutare Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce della luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora, cari fratelli e care sorelle, dopo aver ascoltato la parola di Dio, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Dona nuova giovinezza alla tua Chiesa. Signore, ascoltaci. Ravviva con la tua carità il ministero dei nostri pastori. Signore, ascoltaci. Dona sapienza ai catechisti, ai missionari e ai teologi. Signore, ascoltaci. Ispira i governanti e i legislatori. Signore, ascoltaci. Benedici le famiglie, i giovani e gli anziani. Signore, ascoltaci. Sostieni nella fatica chi lavora. Signore, ascoltaci. Donaci un raccolto abbondante. Signore, ascoltaci. Conforta i sofferenti e i malati. Signore, ascoltaci. Accogli nel tuo riposo i nostri defunti. Signore, ascoltaci. Preserva le nostre comunità nella comunione e nella pace. Signore, ascoltaci. Ecco, chi vuole fare la preghiera, anche voi che ci state seguendo da casa, potete benissimo, ecco, pregare anche questo momento e tutto poi presentiamo insieme al Signore. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti tutti, perché sentano la presenza della Madre e siano confortati e sorretti. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per tutti noi che oggi, come singoli e come famiglie, ci consacriamo al cuore immacolato e immolato di Maria, perché possiamo sentire la presenza materna di questa Madre in ogni momento della nostra vita e possiamo continuamente attingere a lei, trovare forza in lei in ogni momento, perché possiamo davvero entrare nel suo cuore e non uscirne più. Preghiamo. Signore, ascoltaci. O Padre, tu solo conosci cos'è bene per noi. Noi ti abbiamo presentato le nostre preghiere. Accoglile ed esaudiscile secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Thank you.
questa messa la celebro per tutti voi che state celebrando questa Eucaristia assieme a me. Pregate allora, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio, e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme recitando il Padre nostro che trovate sul foglietto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Giacché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che abbia mai a separarmi da te. Visto l'amore di te.
sacramento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui in modo singolare hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, ora mi reco davanti all'altare della Madonna. Prima però lo fate ora. Facciamo ora, in questo momento, la nostra consacrazione alla Madonna e dopo teniamo un momento di silenzio per gli amici che sono a casa e poi riceveremo tutti per l'intercessione di Maria Santissima la benedizione di Dio. Fatta una nel tuo Figlio, pane dato e sangue versato, oggi, come fosse la prima e l'ultima volta, mi consacro al tuo cuore, immacolato e immolato. Intendo abbandonarmi a te, con fiducia e semplicità, come un bimbo nato da poco. E così piccola intendo rimanere, perché tu possa compiere in me, indisturbata, tutta e sola, la volontà del Padre, secondo il suo disegno di amore redentivo. Tu fatta figlia del Padre, sposa del Figlio, intima dello Spirito, consumami come ostia pura, santa, immacolata, per la tua Chiesa, a gloria del Padre, e fammi un amen, alleluia, per l'eternità, così sempre, fiat.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione di Maria Santissima, su tutti voi e su questi oggetti sacri, coroncina di Maria, del Santo Rosario, i libri e anche queste preghiere che voi avete composto, invoco la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, grazie, la messa è finita, siamo stati un po' lunghi ma abbiamo fatto una cosa bella, ecco davvero il Signore ci benedica, la Madonna ci accompagni e andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santi già qui e ora, questa è la nostra vocazione. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.